Eccola qui, mi raccomando, almeno tu non mi tradire, eh? Papà, scusa, stai per caso parlando della mamma? No, scusa, che c'entra la mamma con il tradimento? Chi altro ti potrebbe tradire? Ah già, dimenticavo, la tua amante, no? Ah sì, eh già, perché io c'ho un amante. E allora dammi anche il suo numero di telefono, perché bisognerà avvisarla, sennò come facciamo ad incontrarci? Sì, guarda che sei tu che parlavi di tradimento. Ma io mi riferisco al tradimento di queste tesserine maledette, queste... No, no, no! No, invece sono benedette queste tesserine. Io voglio bene a tutte queste tesserine qui. Sono affezionato, queste sono la mia passione. Papà, scusa, ma mi sa che a te i nonni da piccolo non ti hanno mai comprato un lecca-lecca. E come fate a indovinarlo? Beh, ti ciucci la prima cosa che ti capita sotto mano. Perché non provi col pollice? Lo sai che il mio era buonissimo. Ah sì, fammela assaggiare. Dai, sto scherzando, Chiara. Ma che c'entrano i pollici e tutte queste cose qui? E io sto cercando di raggiungere la dea bendata. Allora lo vedi che c'hai la mano? Oh, oh dai, cara, possibile che non l'hai capito? Mi riferisco al concorso, il concorso con il quale si possono vincere decine e decine e decine di milioni, ecco. E chi li darebbe tutti questi milioni? Oh, cara, ma come chi li darebbe? Il giornale, ma non hai mai letto il giornale, il concorso che fai, il mobilio. Ma che mobilio? Questo è il giornale mio, ecco dove era andato a finire. Oh. Scusa, Chiara, ma che ci fai con tutti questi giornali? Hai deciso di fare la raccolta della carta straccia? No, papà, sto facendo una nuova ricerca sul linguaggio giornalistico, capisci? Ah, sì, 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 ho capito. Vuoi tradurre il linguaggio di Biscardi in italiano? Eccole qua, queste mie belle tesserine. Quanto gli voglio bene queste tesserine. Ma non mi fate aspettare troppo, perché Ariane ha bisogno di soldi, eh? Buongiorno. Ah, buongiorno. Un pacco. Prego. Per il signor Bonetti. Accidenti, può dare una mano? Sì, dai, no, venga, non importa, faccio da me, grazie. Dai, dai, Chiara, ecco. Ecco qua. Ecco, va bene. Buongiorno, buongiorno, grazie. Buongiorno. Ecco. Marco? Marco? Ma come ti sei vestito? Come mi sono vestito? In attesa della barca mi sono fatto l'equipaggiamento da yachtman. Sì, eh. Come mi sta, eh? Papà, per carnevale sarai perfetto. Ah, sì. Amore, e questo pacco che cos'è? Ah, ecco, in attesa di vincere i soldi per comprarmi tutta la barca, per adesso me ne sono fatto un pezzo. Ragazzi, vi faccio vedere. Ragazzi, voi tenetelo ecco fermo, perché io chiamo la Neuro, vostro padre ha perso la bussola. No, 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 non ho perso la bussola, quella deve ancora arrivare, l'ho ordinata. E poi mi ringrazierete quando a bordo del nostro Panfilo attraccheremo nei porti più importanti del mondo. Monte Carlo, le Baleari, Porto Cervo, Santa Marinella, Ostia Antica. Vai, vai, buttare l'ancora. No, ma che fa? Ma che butti così l'ancora, Giulio? Ma che siamo impazziti? Beh, vabbè, dopo facciamo una bella lezione. Ragazzi, se quest'estate andiamo a Rimini con il solito gommone, guardate, io accendo un cero alla Madonna. Ma non è possibile che continui a buttare via i soldi così? Oh, state ferma, con sto elmetto ogni tanto mi fai spaventare. Buttare i soldi, bisogna avere fiducia. Io sono sicuro che prima o poi la fortuna mi bacerà. Ecco qua. Bene, bene, questo qui sta benissimo, così possiamo fare una bella lezione, perché la mia famiglia di barche non se ne intende molto. Quanto è bello questo timone, tutto in palissandro massiccio. Sei bellissimo, ti amo. Mamma, papà ha cambiato gusti. Dunque, controlliamo le tesserine. Dunque, vediamo un po'. Dunque, oh, il 21 è uscito, l'11 è uscito, il 4 è uscito, il 2 è uscito, ho vinto altra tesserina. Ah. Come ho detto? Hai detto, dunque, il 21 è uscito, l'11 è uscito, il 4 è uscito, il 2 è uscito, dunque prendiamo un'altra tesserina. Che hai visto il mio giornale? Oddio, mamma, Giulia, papà si sente male! Marco, che c'è? Oddio, Abby! Hai visto? Che hai visto? Che hai visto? Parla! Parla! Ha vinto! Che ha vinto? Abbiamo vinto! La saliva mi si è bloccata qui! Abbiamo vinto i milioni! Quanti? 70! Siamo ricchi! Papà, ho visto un fuori strada bellissimo, ti prego me lo compri! Papà, se mi compri la moto, l'enduro! Compri la pelliccia. No, mamma, la pelliccia no, lo sai che noi siamo per la difesa degli animali, quindi niente pelliccia. Meglio allora gioielli, catene, diamanti. Voglio sembrare la Madonna di Loreto. No, non perdete la calma. No. È può
fuoristrada, enduro, Madonna di Laureta, le pellicce, lasciamo stare queste cose. E allora? Qui la parola è soltanto una, barca. Avete dimenticato Ariane? Sì. Sì. Ma perché? Venite qua, venite vicino a me. Ma voi ve l'immaginate? Tutti sul nostro Panfilo. Molla il Pappa Fico! E via la partenza, avvia, solchiamo gli oceani, affrontiamo l'uragano, le tempeste, con il nostro Panfilo doppieremo Capo Horn. Capo Popcorn? Perché sei così ignorante? Devi studiare la geografia, te. Papà, ma io le studio, ma come si chiama? Si chiama Capo Horn. Capo Horn. Ma perché lo dici così? Perché la... Ma no, l'H non si pronuncia, lascia stare, su, forza. Sì, papà, ma dove si trova? Ma che? È Capo... Caporn è un paesino che si trova nel, in mezzo all'Asia centrale. Ma tu qua, barca, come ci fai a arrivare? E che vuol dire? Si fa la rotta. E poi, guarda, non si discutono queste cose, il comandante sono io. Tu sei il comandante, allora io sul timoniere. Ecco, bravo, così a barca, a Caporn ce la porti te, va bene? Tutti a bordo, ragazzi, sì, tutti a bordo, via. No, un momento, bisogna togliersi le scarpe, eh. Ma sei matto? Ma quando si sale in barca, la barca è nuova, bisogna togliersi le scarpe, sennò si rovina tutto, non via, ci su. Penso vabbè, meglio che le rimetti, dai, su, forza, sì, dai. Guarda, dai. Allora sennò vado in cucina, eh. Ma come? Mi abbandoni proprio al momento della manovra, Sofia? Ma che c'è, pure la marcia indietro? Sta zitto, Giulio, poi non state così ammucchiati, in barca bisogna dividere il peso, un po' dalla parte e un po' dall'altra, no. Via. Ma io prendo il timone. D'accordo, Sofia, tu puoi simulare il vento. Vabbè, lo simulo, basta, dai, che grazie. Facciamo presto. Uffa! Forza, Sofia, forza! Ma no, ma che fai? Pure il sonoro, Sofia, non c'è mia bisogno. Ma no, dai, che questo è il momento più delicato. In questo istante la gente ci sta guardando dal molo. Non ci dobbiamo far riconoscere, dai, non facciamo figure, per favore. Questo è il momento della manovra. Chiara, prendi l'acqua. Spruzza un po' d'acqua addosso, negli occhi. Dobbiamo. Ma non a me, che io sono un uomo di mare. Dobbiamo abituarci. No, Chiara, no. Dai, a mamma e a Giulio, via. Dobbiamo abituarci a prendere le onde negli occhi, dai. Ma perché col bicchiere, dai? Ma non badiamo a spese. È acqua, mica champagne, vai. Prendi un secchio d'acqua, onde addosso, via, bisogna fare bene. Ma io mi sono stufato con il timone, prendilo tu. Va bene, mettiti a prua, adesso simula, tira sull'ancora, quando lo dice, ma tiri sull'ancora, va bene. Ma io che faccio? Tu cazzi la randa, va bene. Ma che fai, dice le parolacce. Ma questo è un termine marinaro, Sofia, per favore. Giulio, ma che fai sdraiato? Papà, soffro il mal di mare. Ma nemmeno siamo partiti, già soffri il mal di mare, Giulio. Oddio, la porta, chi sarà? Chi è? Con permesso? Buongiorno, famiglia Bonetti. Sì, ingegnere. Mi scusi tanto. Mi scusi, ingegnere, c'era una perturbazione, ha sentito vento. È l'ingegnere del cantiere navale, Sofia. Piacere, piacere. Mi scusi, stavamo... Sì, prego. Stavamo simulando, sì. Stavamo facendo abituare un po' la famiglia al mare, ha capito? Bene, butta l'ancora che facciamo uno stop. Ho capito. Che succede? Un'onda anomala. Ingegnere, un'onda eccessivo, Mi scusi. Ma che... È l'ingegnere del cantiere navale. Applauso, ragazzi. Prego, si accomodi. Scusate, se voi permettete, con permesso, noi andremo di là. Chiara, poi chiama la donna, fai pulire qui in terra, Che donna, papà, scusa? La donna. La Filippina, come no? Ingegnere, con permesso, scusi. Chiedo scusa per il tempo. Qualche goccia d'acqua, ma noi uomini di mare siamo abituati a questo. Non è niente. Permette un dolcetto, Grazie. Un po' di calorie. Molto gentile. Allora, mi dica, signor Bonetti, sì. Che tipo di barca voleva? Io ho riflettuto molto, sì. Dunque, io direi di andare sul semplice. Sì. Dunque, lo scafo vetroresina. Ah, beh, certo. Ce l'avete anche in acciaio? Sì, ma io consiglio il vetro resina. Meglio, meno manutenzione. Certo. Per quello che riguarda la lunghezza, un 24 metri. Però. Due alberi, ho capito perfettamente. Sa come si chiama la barca che lei vuole? Si chiama Arca di Noè. Davvero? Certo. Mi scusi, per l'interno. Sì. Ecco, avevo pensato, quattro cabine. Sì? Noi la famiglia. Certo. Poi, se abbiamo degli ospiti, vogliamo fare la nostra figura. Sì. Anche la cabina padronale. E a poppa per l'equipaggio. Vabbè, mi
sembra giusto, più no? Che giusto. Le vele invece come le vuole? In carbonio. Ah, come il Moro di Venezia. Vogliamo primeggiare. Solcare i mari. Bravissimo. È la prima volta che ho la barca. Eh beh, certo. È una barca stupenda che non costa neppure eccessivamente. Sì, mi scusi, tecnicamente sì. Questa barca. Sì, c'è tutto. Beh, certo, sì. C'è il plotter, il radar, il pilota automatico, passerella elettronica, il telefono. Il telefono col cellulare, è un optional. Vuole sapere quanto costa? Sì. Una sciocchezza. Mi scusi se ho fatto sì. Così, perché io pensavo... 3 miliardi! 3 miliardi, accetto, da parte naturalmente. D'accordo, allora firmiamo il nostro contratto. Stavo riflettendo. Sì. Mi è venuto improvvisamente un pensiero. Sì. L'interno della barca. Sì. Si può avere più spartano? Ah, beh, cioè, in che senso, scusi? Senza cabine. Ah, senza cabine? Sì, perché noi... Io amo molto lo spazio e poi ci muoviamo con i bambini, certo, ha capito? Certo, sì. Anche tutta lei. Quell'attrezzatura tutto richiede una manutenzione. L'equipaggio, inutile. Meglio essere liberi, certo, in barca, certo, è vero? Certo. E senta, e la lunghezza, come lunghezza, come la vuole? Pensavo anche a questo, con tutto il traffico che c'è oggi nei mari, un 12 metri. Un 12 metri, ce l'abbiamo, una barca favolosa. Le mostro subito il modello, guardi signor Bonetti, rimarrà stupito, sconvolto. 480 milioni, guardi che meraviglia. Ho capito bene? 480 milioni. Ah sì, quanto è lunga? 12 metri, Fuori tutto? Fuori tutto. Cioè, fuori tutto quello che uno ha. 480 milioni. Mi scusi la battuta. Che spiritoso. No, come barca è bellissima, 480 milioni. Un consiglio. Sì. Secondo lei, sì? Le vele sono utili? Perché non è che ci sia tutto questo vento sui nostri mari, vero? Ma sa che non ci avevo mai pensato. Ecco, effettivamente. Vede. E poi oggi quello che conta è la velocità. Viviamo una vita convulsa, ci dobbiamo spostare in fretta. Certo. Un bel motore. Un bel motore. Un fuoribordo, un 25 cavalli. Mi scusi, signor Bonetti. Sì. Se lei mi dice quanto vuole spendere, io le consiglio la barca adatta, così facciamo prima. Occhio e croce. Sì. 70 milioni. 70 milioni. Guardi, noi per 70 milioni abbiamo uno splendido modello che si chiama Pilotina, costa 67 milioni. Così le avanzano 3 milioni. Beh, mica male. Certo, per la tassa di stazionamento. Ah, accidenti. Invece a me... Mi scusi. Prego. Guardandola bene, sì. Sembra una scialuppa di salvataggio. No, ma lei mi offende. No, ma non volevo mica offenderla, ingegnere. La posso chiamare ingegnere? Ma certo, sono ingegnere. No, scusi, senza offesa. No, lei mi sta offendendo, guarda, è splendida. Questa sì, è completa di tutto. Ci sono anche i remi. I remi? Sì. Il timone? C'è pure il timone. Certo. La barca. Completa di tutto. A me, invece, come anticipo, bastano 20 milioni. 20 milioni? Certo. Una sciocchezza, ha ragione. No, lo devo dire che 20 milioni d'anticipo, poi il resto alla consegna. Certo. 20 milioni. Le intesta ai cantieri, Al cantiere navale. Sì. Grazie. Ecco. Molto gentile. Prego. Devo confessarle una cosa, ingegnere. Sì. Forse a lei non interessa, ma questi 20 milioni sono tutti risparmi della nostra famiglia. Oh, mi dispiace. Oh, no, ma non dica così. Tanto io sono in attesa della vincita. La vincita? Ma che vincita? Ho vinto il concorso del giornale, quello delle tesserine. Ha vinto il concorso della tesserina? Sì. Beh, oggi i giornali, pur di vendere, regalano tutto. Ciao! Anche questa è un regalo del giornale. Mi scusi, signor Bonetti, ma lei a quale edicola si rivolge? Ho portato i giornali per Chiara. Un attimo, signorina, sì. Che vengo con lei. Cosa mi un aspetti? Attimo? Io devo andare via. No, mi aspetti, l'accompagno, signor Bonetti. Questa è un'altra nota positiva che si accompagna allo splendido acquisto che lei ha fatto. Complimenti e arrivederla. Arrivederla, ingegnere. Sofia! Sì? Sofia! Che c'è? Oddio. Che è successo? Beh, sono contento, scusami, ho comprato la barca. Ma come hai fatto se ancora i soldi non ce l'hai? Beh, ho dato un anticipo, 20 milioni. Ma come un anticipo, 20 milioni? Tutti i nostri risparmi, ma sei impazzito? Beh, ma dico, ma se poi i soldi non arrivano? Ma no, Sofia, i soldi arrivano, il concorso è serio, dai, amore. Ma sei sicuro? Ma certo, dai, finalmente potrò leggermi il giornale con tranquillità, senza controllare i numeri, il concorso, come fanno tutti, leggere le notizie. Guarda qui, guarda questo dito, inaugurate a Barcellona le Olimpiadi. Un'altra volta, ma perché non erano venute bene? E guarda qui, guarda, italiani vanno in ferie, grande esodo di luglio. Il giornale è di oggi, è il 27 luglio. Ma che ti pare che oggi è il 27 luglio? Marco!
Niente, sto... Credo che non abbiamo vinto niente. Oddio, e perché? È perché io i numeri li ho controllati su questo giornale. E questo è un giornale vecchio. Presto, richiami immediatamente l'ingegnere e convincilo a restituire tutti i soldi. Ti prego, fai qualcosa. No, non è possibile. Come faccio? E quando me li ridà quello i soldi? E allora telefona, gli fai qualcosa subito. Ma dove gli telefono? Scusa, Sofia. Quello è andato dietro a Giuli di corsa. Ha detto Giuli. No, anzi, non ha detto Giuli, però c'è andato. Dice vado con il vento in poppa. Niente da fare. Ingegnere, ma lei così mi rovina. Vabbè, non è mica colpa mia. Poi con i miei soci come mi giustifico? Ma li invitiamo a cena e magari gli regalo anche qualche quadro. Quali? Quelli che mi ha fatto vedere prima, signor Bonetti. Lasciamo perdere. Io non posso annullare l'ordine che lei mi ha fatto ieri, ha capito? Ingegnere, se lei ha un cuore, lo faccia per la mia famiglia. Erano tutti i nostri risparmi. Ognuno di noi ha l'obbligo di aiutare il prossimo, vabbè, no? Ma lei mica è un terremotato, eh? Beh, dopo questa cosa quasi. Scusi, se lei avesse bisogno, io l'aiuterei. Facciamo un esempio. Mettiamo che lei la mattina esce di casa, sì, no, per fare una passeggiata, attraversa la strada, è distratto, c'è un tombino aperto, ci cade dentro, si frattura una gamba, un braccio. Io vengo lì, lo tiro fuori e lo porto al pronto soccorso. Ma la finisca, no? Vabbè, faccio un altro esempio, Non so, lei attraversa la strada, sì, è notte, è buio, arriva un tir, lei non lo vede, il tir... passa sopra lei, lei finisce sotto, io vengo lì, oddio, dov'è l'ingegnere? È diventato un geometra, tutti i pezzi, mi prendo, ma cosa finisce? Ma la finisca, basta, oh, la smetta, oh. Vabbè, sì, forse qualcosa si può fare. Lo vede, lo so, lei è buono, qualcosa si può fare, vede. Quella ragazza che è venuta qui ieri, Giuli si chiama, no? Sì, Giuli, sì. Molto carina, sa? Eh beh, sì, è carina. È una sua amica. Beh, un'amica di famiglia. Signor Bonetti. Sì. Se lei avesse la bontà di spendere una parolina per me... Ingegnere, io ho già speso 20 milioni. Dicevo, se lei dicesse alla signorina Giuli che io sono disponibile per un tête-à-tête... Come? Che sono disponibile per un tête-à-tête, Questo non è il laghino della bussola, ha capito? Lei pensa che io possa fare il ruffiano per lei? Ma che cosa si è messo in testa? I miei soldi se li può pure tenere. Ah, sì? Sì. E va bene. Allora io me ne vado, signor Bonetti. La saluto. Arrivederla. Io vado, Perché mi sono messo in questa situazione, la barca? Io soffro anche il mal di mare. Ma signor Bonetti, ma una parolina, dicevo, una parolina. Una parolina. Io non sono nemmeno capace di fare queste cose. Pensa ai 20 milioni. C'ha fretta? No. Allora, chiuda la porta, aspetti. Oh, allora... Beh, allora. E allora che stiamo trattando? Poi l'ingegnere è una persona così simpatica. Oddio, simpatico non mi pare proprio, eh? No, io mi riferivo a Giuli. È simpatica come persona, è anche un bel uomo. Un bel uomo? No, dicevo che è un uomo, insomma, benestante, pieno di barche, l'ingegnere. Conosce i migliori ristoranti della città, lui è uno che... Marco, ma che cavolo stai dicendo? Insomma, sti soldi, te li dà sì o no? Beh, tutto dipende da Giuli. Da me? Sì, senti Giuli, è meglio parlare chiaro. Se te e l'ingegnere potete incontrarvi e fare una cosa tête à tête, così diceva lui, non ho capito. Insomma, dico, ma che sei diventato scemo? Ma non si capisce quello che stai dicendo. Secondo me la barca gli ha data la testa. Secondo me ha il cervello in tempesta. Senti, Giuli, quello che ti volevo dire è... No! Non ci riesco. Io non ce la faccio adesso. Glielo dico. Scusa, Giuli, tu ci hai capito qualcosa? Forse sì, aver capito qualcosa. Tutto a posto? No, non ci siamo. Non ci riesco io a condurre quest'operazione così abietta. E vabbè, pazienza. La saluto, signor Bonetti. Grazie dell'assegno. Caro ingegnere, che piacere.
piacere di vederci. Giuli! Che cosa fai di bello? Niente. Niente? Perché non usciamo? Sì. È una bellissima giornata. Oh, sì, stupenda. Andiamo, Giuli. Ok. Andiamo. Arrivederla. Un momento. Ma prima di andare, lei non deve dare qualcosa a mio amico Marco? Ah, sì, è vero, dimenticavo, signor Bonetti. Sì. Grazie di tutto. Giù. Che si fa? La donna è mobile. Arrivederla. Andiamo. Cara. Arrivederci. Allora, ecco i nostri soldi. Oh, evviva! Evviva! Evviva il nostro gommone! Beh, meno male. Stavo pensando, non è giusto che Julie si sacrifichi per noi. Julie è una ragazza in gamba, se la caverà meglio di te, vedrai. Beh, scusate, papà, visto che a questo punto noi la barca la noleggeremo, vorrà dire che inviteremo anche Julie. Ah, certo. Sì, certo, ci farà da salvagente. Ciao! Julie, sei già tornata? Sì, quell'ingegnere mi ha messo le mani addosso nell'ascensore. Vabbè, ma quella è un'ingegnere abituata alle tastiere. E tu che cosa hai fatto allora? Io non aspettavo altro. Come? Non aspettavi altro? Sì, così ho potuto dare una bella schiaffone e mi sono liberata da lui. Ciao, Julie! Beh, meno male, va, tutto è finito bene. Non certo per merito tuo, E per merito di chi? Di Julie! No, scusate, ma Julie che cosa ha più di me?